Sabato 13 aprile il Consiglio comunale di Bacoli ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva di trasferire al comune gli stabilimenti balneari militari e delle aree connesse. Vaste aree delle spiagge bacolesi, infatti, appartengono attualmente a esercito, marina militare, aeronautica vigili del fuoco e la Flegreani ha riscontrato la difficile fruibilità da parte della collettività locale. L'obiettivo quindi è di restituire ai cittadini una risorsa fondamentale e l'esito del voto è stato molto apprezzato sia da parte dei consiglieri comunali sia dai comitati e dalle associazioni che si sono prodigate in tal senso. È una vittoria importante sotto due punti di vista, io l'ho considerato una delibera storica. Come primo punto, diciamo, è il frutto dell'attivismo civico perché sono state fatte manifestazioni popolari almeno dall'estate del 2011, poi si è costituito il comitato Spiagge a Rafflagrea, poi è stata trascritta la delibera. E la cosa che mi preme sottolineare, appunto, è che è all'unanimità, quindi è condivisa da tutti i partiti e le forze politiche, e quindi, appunto, è storica perché permetterà, meno si spera, se l'esecutivo di qui a qualche anno produrrà atti reali, di riconsegnare alla cittadinanza, alla comunità un bene che gli è stato sottratto. E diciamo, che oggi è nelle mani oramai da decenni dei militari. Varie sigle e varie realtà napoletane erano confluite nel Comitato per le spiagge pubbliche, dando vita ad iniziative che vedevano gli attivisti percorrere i litorali per informare i bagnanti nonostante la calura estiva. La possibilità che il demanio trasferisca all'amministrazione comunale tali beni sarebbe una grande opportunità per lo sviluppo del territorio. Quali sono i vantaggi che potrebbe avere la cittadinanza dal ritornare in possesso di queste spiagge? Innanzitutto si potrebbe riconquistare il 20% di spiaggia libera che è previsto dal regolamento demaniale ma non è rispettato a mi Scuola perché solo il 3% è libero. E poi dare opportunità di lavoro attraverso eh, diciamo, la costituzione di cooperative, gruppi anche di giovani, disoccupati. Questa è una vittoria di carattere flagreo perché questo è un patrimonio ormai di tutta la, la comunità, di tutti gli amanti del mare. Speriamo che dopo aver portato l'attenzione, aver ottenuto veramente una grossa vittoria su questo litorale, si possa adesso puntare l'attenzione su un altro litorale martoriato che è quello di Tucumatò, Recave e Tafusar. Le opportunità di lavoro si concretizzerebbero anche per la gestione dei servizi che si aggiungono a quello della balneabilità. Uno degli aspetti sarebbe quello della viabilità e della gestione dei parcheggi. Si potrebbero riaprire, dare in consegna uh, a giovani anche disoccupati di Bacoli, vi ricordo che Bacoli ha un, un tasso di emigrazione giovanile enorme e di disoccupazione enorme, si potrebbero appunto aprire valvole di svogo per il lavoro attraverso queste opere. Basta andare, io ritengo, dal Ministero, proporre un piano di gestione, così come è stato fatto per il centro di Tio Campano, e riconquistare questi beni per la comunità.